non penso lo coinvolgiamo. Ci sono altre domande da parte vostra? Fabrizio, aspetta, ti arriva il microfono. Non ti sentiamo, Fabrizio, scusami. È un classico. Non hai finito di dire di Rocco perché l'hai scelto, ti piaceva in passato, che cosa pensi di lui nel profondo? Sono un fan, però vedi, diventa la saga della retorica. Ora di dire che sono un fan suo, dice vabbè, lo dice, però no, è vero, sono un fan di Rocco Papaleo. Lui ci aveva detto di no, perché dillo tu. Perché lui, quando noi l'abbiamo chiamato, lui con Basilicata Coast to Coast stava facendo degli incassi, vabbè, insomma. Lui si esalta per poco, però si stava esaltando. Allora io lo chiamo e gli dico, no, cos'è questo film? Così, devo vedere. Perché devi? Che devi vedere? Dice, ma sai, io adesso sono un regista, al che mi è venuto spontaneo di dire a te, non ci siamo andati alla testa, loco, 14 milioni ti siamo andati alla testa, tu con 3. Ho detto, vieni a fare il film. E lui, mezz'ora dopo, mi ha telefonato dicendo, sono uno stronzo, vengo. Dì la verità, vieni così. No, diciamo, è così. Ho fatto i miei calcoli e... diciamo, siccome ho costruito sull'opportunismo tutta la mia... ho pensato bene di non rifiutare. Però, voi non volete fare una retorica, manco io. Però, diciamo, non si può non dire, penso che questo sia condivisibile da parte di tutti gli attori, che comunque avere a che fare con Checco, diciamo, e Gennaro, e diciamo, questo mix, si tratta di avere a che fare con una novità. Come diceva anche Valsecchi, così ho vulcano di tutte e tre. Ho fatto complimenti a tutte e tre. Cioè, diciamo sinceramente, lavoriamo con in una specie di situazione vulcanica, perché proprio questa cosa della loro teoria, confutabile o meno, no? Della freschezza, della comicità, comunque è condivisibile, perché mettere il brivido ogni giorno sul set, con questa creatività, diciamo, quest'estemporaneità, chiaramente leva un po' di schematismi, di cui la commedia italiana, diciamo, quella lì più popolare ed efficace, chiaramente ci si sta un po' arenando su un certo schematismo. E non so se mi spiego, Gennaro l'ha capito. E quindi loro sono una vera novità. E per noi, oltre che un piacere chiaramente di lavorare in un film che presumibilmente avrà successo, ho avuto anche un'ottima paga, Varsecchi, sono soddisfatto del mio cachet, e adesso questo film ci darà visibilità, saremo visti da tanta gente, in una cosa anche nuova, anche non proprio dritta per dritta, ci fa molto piacere, e anche per il mio prossimo film chiaramente avrò...